Siamo qui in piazza con Elena per una manifestazione che riguarda un fatto occorso a Torino, e cioè il fermo da parte di agenti in borghese della polizia in Corso Marconi, angolo via Nizza, di due giovani di origine extracomunitaria. Perché siete qui in piazza? Siamo qui in piazza perché vogliamo protestare contro questo evento che è successo, perché questo non è un evento isolato, ma rappresenta un problema sociale oramai costituito in tutto il mondo e quindi anche in Italia, che è quello del razzismo della polizia, la profilazione razziale, per cui due persone, solamente per il fatto di avere certi tratti somatici riconducibili a qualche etnia, può venire fermata dalla polizia e può venire picchiata, aggredita, può venire portata in commissariato senza che venga loro spiegato effettivamente il motivo di questo fermo. Quello che ha dichiarato la polizia alla stampa è stato che quel giorno stavano cercando dei ladri, una coppia di ladri, guarda caso, uno di origine sudamericana e una di origine cinese. Questi due ragazzi, che sono amici di amici e sono una coppia, lui venezuelano, lei cinese, stavano semplicemente camminando mano nella mano per strada, sono stati fermati da persone che non avevano alcun identificativo addosso, avevano un'auto nera, avevano addirittura magliette con i teschi, tatuaggi, piercing, che non vuol dire che non puoi far parte della polizia, però avevano l'aspetto più losco dei ragazzi in questione. Si sono mosse sia la consulta del conservatorio di cui il ragazzo Moises faceva parte, sia l'Accademia di Belle Arti di cui la ragazza Young faceva parte, e per organizzare degli eventi a partire da queste due istituzioni. Quello che ho voluto fare io personalmente, coinvolgendo gente che non per forza apparteneva a qualche associazione, a qualche istituzione, è organizzare qualcosa da privato cittadino per altri privati cittadini, perché non è possibile che una persona venga difesa e si vada a protestare in piazza solo perché fa parte di un'associazione o di un'istituzione. Questi due ragazzi, che tu sappia, hanno precedenti penali? No, assolutamente non ne hanno. Lui è un rifugiato politico, lei studia in Italia, è figlia di un diplomatico cinese. Grazie. Grazie.